Ciao a tutti ragazzi, vi avevo promesso un video in cui avremmo parlato di Paolo Dybala, però non è ancora giunto il momento di farlo. In realtà di Dybala parleremo all'interno di questo stesso video, però con calma, perché le notizie sul suo futuro in realtà sono state spostate a dopo la pausa nazionale, quindi per il momento ci andiamo con calma. Però penso che sia doveroso concentrarsi su quelle che sono state le parole di Arrivabene, di ricollegarsi a quelle che sono state le parole di Allegri, di parlare delle costanti, delle ultime tre eliminazioni in Champions League agli ottavi di finale. E voglio portarvi dei dati e dei fatti. La prima parte di video sarà questa: dati e fatti sulle due cose, sulle parole di Arrivabene, sugli obiettivi della Juventus, sulle parole di Allegri e le costanti eliminazioni in Champions. Poi in realtà tutto sarà seguito dalle mie opinioni personali. Quindi due cose differenti, la mia lettura di quelli che sono i fatti che andrò a riportarvi. E vi chiedo concentrazione perché sarà un video probabilmente piuttosto lungo perché ho qualcosa come 18 slide salvate e direi di iniziare immediatamente. Solitamente è una società che determina quali sono gli obiettivi e solitamente, ancora una volta, si fa a inizio anno, quando scegli l'allenatore, quando programmi la stagione, capisci chi sarà parte dell'evento del futuro, chi invece dovrà salutare e quindi, ovviamente, qua entra in gioco il presidente Andrea Agnelli, che voglio dire subito, proprio ci togliamo il dente immediatamente, io sono assolutamente fiero e orgoglioso che Andrea Agnelli sia presente alla Juventus. Per quanto mi riguarda, è una persona super capace e tutte le volte che parla io rimango basito, perché quando parla Andrea Agnelli sempre qualcosa di stimolante lo tira fuori. Ho notato però, e questo lo voglio sottolineare in grande tranquillità, dopo avervi detto che io non sono assolutamente uno che vuole la testa di Agnelli, negli ultimi anni ci sono state delle incongruenze, delle parole che vanno a cozzare tra di loro. Diventano quasi incoerenti se ascoltate una dietro l'altra. E questo andrebbe a spiegare anche le parole dell'altra sera di Massimiliano Allegri che a me non sono andate giù. E vi ho già spiegato in un paio di video il perché. Però da quel momento lì io ho in testa il ma perché mai Massimiliano Allegri dovrebbe arrivare a dire parole del genere, che per me sono ingiustificabili, senza un effettivo senso logico, che rimangono gravi, perché quando tocchi l'onestà intellettuale delle persone, secondo me sono gravi, però almeno ci deve essere un motivo. E allora adesso vi metto un filmato, che poi andremo a riassumere con delle slide, di quelle che sono state le dichiarazioni della Juventus, parola del presidente, dal 2018 ad oggi, e spiega anche i motivi che hanno portato a cambiare i diversi allenatori. Attenzione perché, come vi dicevo prima, queste parole vanno a rincorrersi e ascoltate tutte una dietro l'altra, vari interventi, varie conferenze di Andrea Agnelli, ecco, non vabbè. Lascio giudicare a voi perché non voglio i fatti, come vi dicevo, i fatti poi le opinioni personali. Eccoli qua. Dal sogno credo che dobbiamo passare all'obiettivo. L'obiettivo deve essere la Champions League quest'anno. L'obiettivo deve essere la Champions League, deve essere lo scudetto, deve essere la Coppa Italia. Noi quest'anno dobbiamo veramente porci l'obiettivo di vincere tutto. Perché, come ho detto da qualche anno a questa parte, se prima avevamo un sogno, oggi abbiamo un obiettivo. E l'obiettivo deve essere anche la Champions League. Uscire in questo modo, in questa doppia sfida con il Lione tra la gara d'andata e questa del ritorno, ci deve lasciare tutti quanti delusi e quindi ci prenderemo qualche giorno, faremo delle valutazioni complessive per capire come affrontare la prossima stagione con un rinnovato entusiasmo che ci deve portare ad ambire sempre a vincere tutte le competizioni alle quali partecipiamo. Qui alla Juventus, come Max sa bene, ma lo sanno bene tutte le donne, tutti gli uomini che lavorano alla Juventus, ogni giorno si lavora per competere su ogni terreno e conquistare vittorie. Ma conquistare le vittorie non è scontato. E pensare che sia scontato sarebbe veramente un errore gravissimo. E vincere soprattutto, come Max mi ha ricordato tante volte, l'ha detto pubblicamente, vincere non è per tutti. E quindi chi ci riesce merita rispetto. Gli obiettivi che ci poniamo sono di, come sempre, arrivare a marzo, arrivare in primavera, competitivi in tutte le competizioni. E poi da lì in avanti giocarci tutte le competizioni. L'Inter sicuramente è la squadra che l'anno scorso ha vinto e quindi è la favorita, perché comunque di solito chi vince è favorito, quindi noi bisogna essere bravi piano piano a costruire un percorso che ci porterà a fine maggio, che è quello che conta, a vincere il campionato. Per quanto riguarda la competitività sportiva, siamo Juventus. Competitività sportiva per noi vuol dire vincere.
vuol dire ambire a vincere ogni competizione alla quale partecipiamo, quindi il dogma della Juventus non cambia. Quel livello di fatturato è un livello anche sufficiente per competere, ambire a competere a livello internazionale. Si tratta di avere poi le capacità di individuare le scelte migliori per competere e per vincere. Siamo la Juventus e nessuno di noi questo lo dimenticherà mai. Però non è perché ci chiamiamo Juventus dobbiamo vincere per forza. Lavoriamo per vincere, ma non è perché ci chiamiamo Juventus dobbiamo vincere per forza. Cerchiamo di analizzarle, ok? Ancora fatti, poi passo alle opinioni personali. Dal 2018 al 2020 vincere tutto, anche la Champions, che è un obiettivo, sia con Allegri sia con Sarri. C'è Ronaldo, è un investimento, era una Juventus che arrivava da anni e anni e anni di successi in Italia e cercava il successo anche in Europa, nonostante le ottime annate in Europa con Massimiliano Allegri, e con Cristiano Ronaldo aggiunto a questa Juventus si voleva fare il passo più in là. E quindi ci si era caricati, eravamo tutti su quel livello lì, che la Juventus ormai, il campionato italiano, iniziava a star stretto e che quindi bisognava iniziare a vincere anche in Europa per completare un ciclo. Cristiano Ronaldo viene preso per quello, Massimiliano Allegri stesso viene allontanato per questo, perché tramite probabilmente il modo di allenare, di gestire la squadra di Massimiliano Allegri non si sarebbe riuscita comunque a vincere la Champions, serviva qualcosa in più, serviva a continuare a vincere sì, ma anche in un altro modo, e viene chiamato Sarri, che è proprio l'antitesi di Massimiliano Allegri, e gli viene data in mano una squadra che ancora una volta doveva cercare di vincere. Perché il discorso a Villar Perosa dell'ultimo anno di Allegri, prima che iniziasse l'ultimo anno di Allegri, l'arrivo di Ronaldo, e il discorso all'eliminazione di Sarri in Champions con Lione è lo stesso, medesimo, con un allenatore e con l'altro. Agnelli ha parlato e ha detto bisogna vincere, provare a vincere la Champions, e Allegri ha pagato per questo, ha detto la stessa cosa con Sarri, e lo stesso Sarri ha pagato per questo e per altre motivazioni. Ma qua coerenza di pensiero, la Juventus si era data quell'obiettivo e via. Poi quando viene esonerato anche Andrea Pirlo e quando torna Massimiliano Allegri, quindi a luglio 2021, nella conferenza stampa, Andrea Agnelli inizia a dire cose diverse. Vincere non è facile, la vittoria non è scontato, Max me lo ha sempre detto, e questo potrebbe anche essere uno dei motivi che ha spinto Andrea Agnelli nei 2 anni di gestione non di Massimiliano Allegri a ripensare a quelle parole di Allegri, perché assistiamo a un vero e proprio scontro di ideologie, cioè Allegri sempre un po' più cauto, nel senso vincere non è scontato, chi vince è più bravo. Agnelli invece con il DNA Juventus è vincere, obiettivo, bisogna arrivare qua, bisogna fare qua, bisogna fare. Ed è ovvio che sono due cose diverse, perché uno fa parte della dirigenza e deve dettare gli obiettivi, l'altro fa l'allenatore, deve cercare di raggiungerli. E abbiamo visto che l'obiettivo Sarri-Allegri era lo stesso, probabilmente con anche l'annata di traverso di Pirlo, lo stesso presidente della Juventus fa un passo indietro, si rende conto che, e allora arriva a dire gli obiettivi di Agnelli alla conferenza stampa con Allegri: arrivare a marzo in corsa per tutte le competizioni per poi giocarsele, che è un discorso simile a quello del 2018-2020, quel biennio lì, ma molto più cauto. Non è che l'obiettivo, non è che bisogna vincere, dobbiamo cercare di essere in competizione per poi vedere. Quindi c'è una sorta di ammissione di colpa da parte della Juventus nelle parole del presidente, si è capito che si doveva calare leggermente. Invece Allegri ti dice l'obiettivo è arrivare a maggio e provare a vincere la Serie A, nonostante l'Inter rimanga comunque la squadra favorita per il titolo. Comunque iniziamo a vedere che le parole di Agnelli dal biennio 2018-2020 all'estate 2021 iniziano ad essere diverse, e non c'entra tanto l'allenatore, c'entra il fatto che negli ultimi anni si era fatto fatica. E quindi io questa è una cosa che in realtà apprezzo, però attenzione, perché fosse solo qui potrebbe ancora sembrare coerente, ma avete sentito tutti, no, che cosa accade dopo. E cioè a ottobre 2021 nell'assemblea degli azionisti Agnelli dice DNA della Juve è vincere, ambire a vincere tutto, e ci sta, perfetto, questa è un voler rincarare la dose, tirare fuori il senso di juventinità. Però dice anche un'altra cosa: con questo fatturato si può ambire a competere a livello internazionale, provare a vincere. Attenzione, qua è un passaggio fondamentale e ci torneremo sopra dopo, perché la conferenza stampa di presentazione con Allegri, dove si parla di provare a vincere, arrivare a marzo, dove Allegri parla di vincere lo scudetto a maggio, c'è Cristiano Ronaldo. Nel video di Agnelli, la conferenza stampa degli azionisti, no, perché stiamo parlando di fine ottobre.
e quindi Ronaldo è già al Manchester United. C'è già stato la fine del mercato estivo della Juventus, quindi attenzione, perché questo è un timestamp mica da poco e ci torneremo sopra dopo. E poi arriviamo alle parole di Allegri post 0-3 dell'altra sera, che è ambizione sì, però poi piedi per terra, essere la Juventus è diverso dal vincere per forza, che sono esattamente in contrasto con le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, a ottobre 2021. Siamo passati a ottobre 2021, che dice certe cose il presidente, arrivare a marzo 2022, che dice quasi la cosa opposta l'allenatore. E come vi dicevo prima, il presidente dà l'obiettivo, l'allenatore deve rincorrerlo. E qui nascono le parole della disonestà intellettuale di Allegri, ma ancora non c'è una risposta a questa. Io continuo a interrogare, ma perché Massimiliano Allegri deve andare a dire una roba del genere? Disonestà intellettuale non è roba da poco, ragazzi, cioè non è roba da poco, è una cosa grave da dire, e se la dice significa che internamente la Juventus gli ha fatto un'altra richiesta ben diversa da quelle che abbiamo ascoltato, che probabilmente non è stata registrata da alcuna videocamera, perché si sarà sviluppato qualcosa successivo. E occhio che qui entrano in gioco le parole di Arriva Bene. Io qua vi lascio un riporto dell'articolo che potete scaricare e leggere su OneFootball, potete inquadrare il QR code, o comunque il link per scaricare OneFootball rimane qui sotto in descrizione. Ve le leggo, poi ci sono altre parole interessanti, Arriva Bene, già il video sarà lungo così, quindi per l'articolo preletto andate sull'applicazione. L'obiettivo di questa stagione era il passaggio agli ottavi e il posto Champions per la prossima. Raggiunto il primo, abbiamo provveduto partita dopo partita. L'uscita è stata spiacevole in assoluto, ma non cambia di una virgola i nostri piani. Allora qua si apre un mondo. Qua si apre un mondo perché torna fuori un video antico che avevo fatto che diceva: ma se l'obiettivo della Juventus è effettivamente gli ottavi di finale, arrivare nei primi quattro, perché allora si è sostituito Andrea Pirlo per metterci Massimiliano Allegri? Perché Massimiliano Allegri ti chiama tutta una serie di obiettivi che devono essere per forza maggiori di quelli di Andrea Pirlo, perché uno è un allenatore con un palmarès, una storia, un'esperienza internazionale, l'altro è un allenatore esordiente. E allora, nel momento in cui la Juventus decide di allontanare Pirlo e di rimettere Allegri, è ovvio che gli obiettivi devono essere maggiori, perché ci si è resi conto che con Andrea Pirlo non si va avanti. E allora qua c'è ancora un cortocircuito, perché quest'estate comunque si parlava di arrivare a marzo ad essere in corsa per tutti gli obiettivi. Lo stesso allenatore della Juventus diceva arrivare a maggio e cercare di vincere lo scudetto. A ottobre si diceva che comunque la Juventus ha l'ambizione di vincere e giocare sempre, e poi usciamo dalla Champions e è una... si è disonesti intellettualmente se si considera fallimento l'uscita dalla Champions. E l'obiettivo era arrivare agli ottavi e almeno quarti in campionato. Allora capite che c'è una riga che non è liscia, cioè non va così. È un grafico che fa un po' così, perché non segue, non va via dritta, non può andare via dritta. C'è qualcosa che ci manca. C'è qualcosa che ci manca e cerchiamo di capire che cos'è questa cosa che ci manca, perché tutte queste dichiarazioni una dietro l'altra sono dichiarazioni ufficiali, ragazzi, vanno a creare per forza di cose confusione. Cioè, è inutile girarci intorno, penso che sia logico, anche perché fino adesso non ho dato opinioni, Fino adesso non ho dato opinioni, ho riportato fatti. Questo è il momento delle opinioni personali, invece. E dico che i livelli di squadra dal 2018 ad oggi si sono drasticamente abbassati. Siamo una squadra più scarsa di quella del 2018 e per questo anche si spiega gli obiettivi a ribasso che ci possono essere e che sono logici, probabilmente. Allo stesso tempo, questa cosa evidenzia i tanti errori di gestione da parte della Juventus negli anni, se no, se nel 2018 la squadra era qui, nel 2022 non può essere qui, anzi, lavorando bene, la squadra del 2018 ad oggi sarebbe più forte e gli obiettivi sarebbero almeno gli stessi, se non maggiori, se no si è lavorato male. E qui non si scappa, è un'opinione personale, ma segue una logica chiarissima, banalissima. Il mio obiettivo con questo video non è discreditare la Juventus, attenzione, lo dico subito, bensì ragionare e capire e scavare e cercare di trovare il punto in cui le cose poi si sono accartocciate su loro stesse. Perché partiamo dal 2018 ad arrivare oggi, ragazzi, che abbiamo quattro guide tecniche: Allegri, Sarri, Pirlo, Allegri. E ancora una volta usciamo e male dalla Champions. E addirittura non siamo nemmeno più dominanti in Italia. Quindi attenzione, perché certe domande vanno fatte, ce le dobbiamo porre certe domande e cercare di darci delle risposte. Perché poi entra in gioco il fino al confine, no? E allora la domanda che vi faccio è: il campionato è mediocre? Io vi do la mia risposta, sì,
è inutile che ci giriamo intorno. Io quando quest'estate dico, ragazzi, il campionato di Serie A perde Conte, Lukaku, Hakimi, De Paul, Cristiano Ronaldo, Donnarumma, non stiamo parlando di giocatori a caso, lo stesso Romero, che vanno via e non fanno differenza. È una sconfitta per il campionato di Serie A. Si perdono dei protagonisti che vanno a giocare in campionati migliori, vanno a giocare in campionati più competitivi. E mi si diceva, tu in realtà stai rosicando perché la Juve in questo momento non è all'interno della lotta a scudetto. Va bene, starò rosicando, però siamo arrivati a un punto in cui siamo il campionato più bello d'Europa. Senza ombra di dubbi, perché ancora tutt'oggi non sappiamo chi vincerà, cosa succederà. Ma questo livello di campionato è dato dal fatto che la Juventus, che vinceva da 9 anni a questa parte, si è indebolita non di poco nelle ultime 4 stagioni, come abbiamo visto, e l'Inter, che ha vinto l'anno scorso, si è indebolita non di poco con la campagna acquisti e cessioni di quest'estate. Quindi le squadre che hanno vinto negli ultimi 10 anni, invece che andare in su, sono andate giù, ed è per forza di cose che poi le squadre che erano dietro hanno raggiunto, hanno colmato questo gap, ma non solo per meriti, certo anche per meriti, ma anche per tanti demeriti nella gestione di Juventus-Inter. Questa cosa, cioè, possiamo girarla in tutti i modi che vogliamo, ma bisogna accettare la realtà. Cioè, questo è così. Il fatto che anche la Juve, che dopo 4 giornate è terz'ultima, penultima in classifica, oggi sia addirittura con alcuni tifosi che credono addirittura alla rimonta scudetto. Ma questo fa parte di un campionato mediocre, dove tutte le squadre ormai vincono e perdono da tutte. Le piccole, le cosiddette piccole, sono delle vere e proprie mine vaganti per tutte le squadre. Il Milan non vince con la Salernitana a San Siro, non vince con l'Udinese, non vince col Genoa all'Inter, la Juve perde in casa con l'Empoli, al pari del Napoli, che perde anche con lo Spezia. Ragazzi, cioè, per forza di cose poi bisogna accettare la realtà, e questo è il campionato di Serie. Non è che l'anno prossimo facciamo tutte le squadre di Serie una campagna acquisti incredibile, che andiamo a livellare verso l'alto e quindi il campionato diventa allenante. No, non è così, purtroppo. E cercare di vincere in Italia è diverso da cercare di vincere in Europa. Ma da qui ci passa un mare sul voglio vincere la Champions e voglio battere Villarreal per arrivare ai quarti nelle prime 8. Qua si apre un mondo incredibile e non la posso accettare la spiegazione del fatto che siamo squadre simili e quindi l'episodio usciamo con 0-3 in casa nostra. Mi sembra quanto più normale dirle queste cose. Però poi bisogna darsi degli obiettivi. Ognuno di noi, qua ci metto i tifosi della Juventus, ognuno di noi ha gli obiettivi diversi. Allora, io vi dico i miei, li ripeto perché ho già detto tante volte. Quando c'era Ronaldo, prima della chiusura del mercato di quest'estate, per quanto mi riguarda, con Allegri, la squadra che c'era e Cristiano Ronaldo, eravamo la rosa migliore in Italia. Che non significa poi vincere lo scudetto, ma la rosa migliore in Italia, perché l'Inter si era andata a indebolire tantissimo. E mi aspettavo almeno i quarti di UEFA Champions League. Ma avere Ronaldo o non avere Ronaldo cambia tantissimo. E infatti, al termine della campagna di acquisti di quest'estate, io do 4,5 alla società, perché secondo me ha fatto una squadra che non poteva andare da nessuna parte, non poteva esserci competitività, e questa cosa l'ha ripresa anche Arriva Bene nell'intervista di cui vi parlavo prima. E dico che senza Ronaldo siamo una rosa da prime 4 posizioni. E quindi questo poteva spiegare anche il fatto di voler cambiare Pirlo, perché si sapeva che sarebbe andato via Ronaldo, e Pirlo è arrivato quarto con Ronaldo, e se Faraoni non fa gol all'ultimo secondo siamo in Europa League. Quindi questo potrebbe darmi una risposta. Ai quarti di Champions League con quella rosa sarebbe stata tanta roba. Si poteva anche uscire col Villarreal, sarebbe potuto accadere. Ma se poi a gennaio facciamo una campagna acquisti come quella che facciamo, diventiamo a livello di rosa sempre, perché non vi parlo di posizioni finali di campionato, ma di livello di rosa, da prime 2 posizioni, che non so se a livello di rosa è meglio l'Inter o la Juventus in questo momento, secondo me non c'è tanta distanza, e i quarti di Champions col Villarreal, con la campagna acquisti che fai, e secondo me li devi andare a raggiungere. Ma questi sono i miei obiettivi, con i 3 momenti storici di questa stagione della Juventus, che per forza di cose non potevano essere sempre lo stesso obiettivo. Con Ronaldo e con Ken non può la Juve vincere lo scudetto in ogni caso, o arrivare in semifinale di Champions in ogni caso, così come con Ken e con Vlahovic. Adesso io prendo questo come esempio, ma avere il centravanti, il finalizzatore, quello che ti fa gol, e non avercelo, ragazzi, ma fa tutta la differenza del mondo. Ma abbiamo visto il Napoli senza Osimhen? Ma abbiamo visto l'Atalanta senza Zapata? Ma stiamo vedendo l'Inter senza Lukaku quanto ha perso? Ragazzi, non è banale, non è una cosa banale.
cioè ci costruisci le stagioni e gli obiettivi cambiano anche in base a queste cose qui. Quindi per forza di cose, questi sono i miei, queste sono le mie valutazioni, ma sono mie, personali, ognuno di noi ce le avrà diverse e voglio sapere le vostre. E allora torniamo sui nostri obiettivi, però cerchiamo di capire a livello dirigenziale, dato che sono loro che danno gli obiettivi, perché Allegri è sempre stato cauto, sia quando vinceva che non vinceva, e gli ha sempre detto vincere non è scontato, vincono i più bravi. È stato coerente col suo pensiero, Allegri te l'ha sempre detto che vincere non è scontato e te lo dice anche adesso. Però allora il dubbio è su cosa sia stato chiesto all'allenatore a giugno, cosa sia stato chiesto a settembre e che cosa hanno deciso a gennaio, perché i tre obiettivi che davo io prima, le mie valutazioni, quelle che avete dato pure voi, per forza di cose le date anche alla società e per forza di cose, come dicevamo prima, dovevano essere differenti in questi momenti storici. Cambiare gli obiettivi in corsa diventa per forza di cose, no? Cioè lo fai per forza, la squadra aveva tre livelli differenti. Però questo poi crea confusione nei tifosi, perché ci aggrappiamo alle dichiarazioni ufficiali che magari fa riferimento a un altro momento storico, nonostante la stessa stagione sportiva. Rendiamoci conto di quante modifiche, quanti cambiamenti ci sono stati in questa stagione per la Juventus, proprio perché le cose non stanno andando bene. Allegri, se parla di disonestà intellettuale, significa che da settembre in poi la richiesta si è abbassata da parte della dirigenza e di tanto, mettendosi anche nell'idea che molto probabilmente la squadra era diventata più scarsa, ma non si è mai rialzata dall'acquisto di Vlahovic in poi. E anche di questo parla Arriva Bene nell'intervista e vi invito ad andarvela a leggere, ma non spiega tutto e soprattutto non sono d'accordo, ma l'avete visto prima con i miei obiettivi, sul fatto che non si debba andare ai quarti di finale ma che l'obiettivo siano gli ottavi. Non sono d'accordo, ma ancora una volta questa è la mia presa di posizione che mi fa arrivare a pensare a determinate cose e che mi fa anche rimanere male, ma ne ho parlato nel video di oggi. Termino dicendo una cosa, perché oggi Allegri si sta prendendo un sacco di insulti, è logico, è naturale, l'allenatore è sempre il primo preso di mira quando le cose vanno male, ma le scelte sbagliate della Juventus in questi anni, quelle di cui parlavamo prima, hanno costretto a ritornare qui, dato che prima di tutti forse Allegri era stato quello che aveva individuato i problemi parlando di rivoluzioni e tutte queste cose qui. Quindi dico, attenzione, è giusto criticare Allegri, per carità l'ho fatto anch'io ieri sera, ho spiegato le mie motivazioni, ma addossargli tutte le colpe e definirlo il problema ci spiega che non abbiamo imparato niente, niente negli ultimi 4 anni, perché 4 anni fa era tutta colpa di Allegri. 3 anni fa era tutta colpa di Sarri, l'anno scorso era tutta colpa di Pirlo, a tratti è stata addirittura colpa di Cristiano Ronaldo, quest'anno leggo che è colpa di Dybala, che è colpa di Rugani, che è colpa di Arthur, che è colpa di Bernardeschi, che è colpa di questo e di quell'altro. Sicuramente le colpe ci sono, ma sono da condividere, da dividere. Dire che Allegri è l'unico problema della Juve di quest'anno significa essere stati in coma negli ultimi due, quando comunque siamo usciti agli ottavi, sia con Pirlo che con Sarri, con problematiche differenti. Ma oggi il problema della Juventus non può essere uno e non può essere riassunto in Massimiliano Allegri. Significa veramente questo. Questo significa essere disonesti intellettualmente. Significa avere dell'odio nei confronti di Massimiliano Allegri, che è criticabilissimo, ma dire che è l'unico problema della Juventus, per quanto mi riguarda, ragazzi, significa non prendere in considerazione il 100% delle cose di dominio pubblico. Perché queste sono di dominio pubblico, a differenza di quella di Allegri, di disonestà intellettuale che cita lui, perché non sappiamo a che cosa si riferisce, perché non sappiamo quali sono gli obiettivi che ha dato la dirigenza. Le parole di Arriva Bene di oggi ci fanno capire qualcosa, sì, ma non me le fanno condividere. Quindi se dobbiamo spartire le colpe, dare le colpe, puntare il dito, io dico che per quanto mi riguarda la più grossa colpa di questi 3 anni eliminazione agli ottavi ce l'ha la società, la dirigenza, perché ha sbagliato ed è evidente, l'abbiamo detto prima, se no saresti più in alto. Però a gennaio che cosa fa? Prova a mettere una pezza, dopo aver comunque fatto delle campagne acquisti, mi vengono in mente Chiesa, Locatelli, che sono due giocatori standard delle prossime campagne acquisti, la dirigenza ha capito di aver sbagliato e sta provando a rimediare. Quindi le maggiori colpe sono in società per la gestione degli ultimi anni, però ora stanno provando a fare bene. E io qua dico, e mi auguro anche nel dare continuità, perché se no stiamo parlando del quarto esonero negli ultimi 4 anni. Di questo però parliamo a fine anno, perché dare oggi una risposta definitiva al bisogna continuare con Allegri è follia, perché non sappiamo come Allegri gestirà la squadra, dove la porterà da qui alla fine. Allegri banalmente con anche Ronaldo ti parla di arrivare a maggio nella prima posizione in campionato sopra l'Inter. Ci riuscirà o non ci riuscirà? Parola al campo. Per me no, ma sarei il primo ad essere contento di sbagliarmi.
Però attenzione, perché abbiamo parlato di allenatore e di dirigenza, però nel trittico ci sono anche i calciatori e bisogna prenderli in considerazione, soprattutto quelli che sono stati presenti nei tre fallimenti europei. E anche qui attenzione, che quando Allegri si incassa, perché Allegri non si incassa su stagione fallimentare, Allegri si incassa su Champions Europa fallimentare. Qua però si apre un discorso: che cosa vuol dire fallimentare? Cioè, il significato di fallimentare qual è? Perché le parole di Arriva Bene confermano la reazione di Allegri, cioè se l'obiettivo è gli ottavi, io sono uscito agli ottavi, li ho raggiunti, quindi non può essere un fallimento perché l'obiettivo non erano i quarti. Ma ancora una volta dipende dall'opinione che avevamo tutti. E lo stesso Andrea Agnelli negli anni ci ha insegnato, ci ha ricordato, proprio lui, che la Juventus l'ha vissuta e tanto e direttamente e anche altre epoche, che cos'è la Juventus, cosa cerca la Juventus. Quindi è ovvio che poi il tifoso della Juve che esce agli ottavi col Villarreal si incazza e lo considera un fallimento. Poi magari la società, l'allenatore ha detto altre cose, ma il tifoso della Juventus si incazza e lo considera un fallimento, punto. Attenzione, queste sono le partite che abbiamo fatto nelle date: casa, trasferte, gol fatti, gol subiti con gli allenatori. Proprio per ricordarvi che comunque, se è tre anni che falliamo con tre allenatori diversi, le colpe vanno spartite e ci sono delle motivazioni differenti. Io qui vi lascio questa tabella, potete mettere in pausa in un qualsiasi momento, fate come vi pare. Questa è la tabella dei giocatori della rosa della Juventus di quest'anno, c'è la leggenda di fianco con le partite casa e trasferta degli ottavi di finale, quindi le partite in cui purtroppo siamo usciti dalla Champions, e vi faccio vedere chi ha giocato, chi magari non era in rosa, chi era infortunato, chi era in panchina, chi è entrato, chi era squalificato, chi era in tribuna. Questo per vostra informazione personale. Come vi dicevo prima, questa parte è quella dei fatti e dei dati. Qui vi sto mostrando i dati, poi ognuno li può leggere come gli pare. E adesso vi mostro come li ho letti io. Perché poi questi sono gli unici giocatori che erano presenti in Lione, Porto e Villarreal: Szczęsny, Pinsoglio, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alessandro, Rabiot, Bernardeschi e Dybala. 11. Questi 11 sono quelli che hanno vissuto tutte e tre le eliminazioni della Juventus agli ottavi di finale negli ultimi tre anni. Gli unici che sono sempre stati in campo da titolari sono Szczęsny e Rabiot. Poi però bisogna leggerle, e qui ognuno le legge a modo suo. Per quanto mi riguarda, Szczęsny, De Ligt, Danilo e Dybala rimangono titolari di questa Juve, pensando alla Juve dell'anno prossimo. Perché tanti magari storceranno il naso su Dybala. Io sono dell'idea che questa Juventus, e ce l'ha dimostrato anche l'altra sera, non può presentarsi in queste serate, in queste notti, senza un giocatore di fantasia e destro come Paulo Dybala, che rimane un giocatore che deve crescere tanto nelle sfide di eliminazione diretta della Champions League, dove non sta dando il suo contributo da anni, e lo vedete qui. Purtroppo ha giocato nelle ultime 6 partite di eliminazione diretta una sola dall'inizio da titolare, nella sconfitta con il Lione. Ma questo dato si legge anche al contrario: è vero che sì, Dybala non è mai stato presente o tante volte infortunato, ma se per 3 anni di fila Dybala l'abbiamo avuto mezza volta e siamo sempre usciti, non è che un giocatore così ci serve in quelle partite lì e non ce l'abbiamo? Quindi ognuno le legge a modo suo. Io ribadisco: Szczęsny, De Ligt, Danilo e Dybala li terrei. Bonucci e Cuadrado per me sono quel misto tra titolari e riserve in assoluto, che diventano utili ma non indispensabili. È ovvio che stanno tirando la carretta da tanti anni e quindi questo gli va riconosciuto, ed è per questo che non li metto semplicemente nelle riserve, dove c'è Pinsoglio, che è il terzo portiere, Chiellini, che io ho grande rispetto e amore per Giorgio Chiellini, però ragazzi, affrontare stagioni così con la Juventus, Giorgio è arrivato alla fine, lo sa, ne è consapevole, e allora qui torna in gioco un discorso che ho fatto quest'estate: se rinnoviamo Chiellini, sappiamo che Chiellini è questo qui, allora Rugani non può essere il quarto, non può essere il quarto, e ci manca assolutamente un difensore di quel tipo, perché Chiellini virtualmente diventa il quinto. Rugani, Chiellini, te le giochi come quinto, che quando sta bene Chiellini gioca lui, ovviamente, ma anche l'altra sera ha giocato Rugani, e Chiellini è disponibile, ma non era al meglio. E purtroppo Chiellini inizia ad avere un'età, il massimo che poteva fare con la Juventus penso che l'abbia fatto forse anche di più, ed è per questo che io sarò sempre riconoscente a Giorgio Chiellini. Però ragazzi, attenzione, non prendiamoci in giro, non possiamo pensare che Chiellini possa essere il fulcro della Juventus del futuro. E poi ci sono quelli a fine ciclo, che sono secondo me Alessandro, Rabiot e Bernardeschi, che qualcosa hanno dato come Alessandro a Juventus nei momenti d'oro, qualcosa in più ci auguravamo tutti potessero darlo come Bernardeschi. E Rabiot per me semplicemente alla Juventus ha fallito per quello che è il suo percorso, non è un giocatore
che vedono il futuro della Juve, ed è uno di quelli che a centrocampo è stato sempre presente, anzi l'unico centrocampista sempre presente in questa tre eliminazioni agli ottavi. E probabilmente qua, ve lo dico, qua secondo me è sinonimo di mediocrità del giocatore, che non è mai riuscito a dare quella marcia in più. Ha fatto un gol e un assist, e va bene, che non è male. Però ragazzi, secondo me serve di più. Poi anche qua, mia personalissima opinione, potete essere in disaccordo e voglio saperle qui sotto nei commenti. Conclusione e divisione delle colpe, perché è ovvio che ognuno di voi di fronte a questi fatti sarà arrivato a diverse conclusioni e va benissimo così ed è bello così. Vi chiedo una cosa sola, non soffermarvi su un unico colpevole, perché come vi dicevo prima non ci può essere un unico colpevole e le colpe vanno divise per annate. Le colpe dell'anno di Sarri non possono essere le stesse dell'anno di Allegri, come le colpe dell'anno di Pirro non possono essere le stesse dell'anno di Sarri. Ci sono delle colpe, tante sono comuni, ci sono degli errori che stanno continuando a ripetersi nel tempo, però ognuno di voi deve arrivare alla propria conclusione facendo in modo di capire che non può esserci un unico colpevole. Questa è un po' la conclusione. Video lunghino, Video lunghino, ma c'erano tante cose da dire. Sono anche contento di averle dette tutte. Un abbraccio.